Sarà il Copasir ad indagare sull'attacco al Quirinale via Twitter lo scorso 28 maggio. Centinaia di messaggi contro il presidente Mattarella dopo il no a Savona, ministro dell'economia. L'ipotesi di una cabina di regia con influenze russe dietro la creazione degli account falsi. Parla di Poppe e poi il corrispondente da Mosca, Sergio Paini. Una raffica di tweet nel cuore della notte, tutti simili tra loro, tutti con lo stesso hashtag Mattarella dimettiti. Ora sarà il Copasir, il comitato di controllo sui servizi segreti, ad occuparsi dell'attacco web al Presidente della Repubblica. Sono le 3 del mattino del 28 maggio scorso, a quell'ora in Italia anche la rete è silenziosa e invece si registra un traffico anomalo, migliaia di messaggi, prima con l'hashtag Vogliamo Savona e subito dopo con quello contro il Quirinale. Sono i giorni convulsi che precedono la formazione del governo Lega 5 Stelle. Il capo dello Stato, esercitando le sue prerogative, si è opposto al nome di Paolo Savona come ministro dell'economia. Il futuro vice premier Di Maio ha appena chiesto la sua messa in stato d'accusa, poi ritirata. Gli uffici del Quirinale monitorano il web con attenzione. Scoprono che molti dei profili da cui sono partiti i tweet sono stati attivati solo negli ultimi mesi. Quei 360 account falsi generati automaticamente da un computer proprio a ridosso delle elezioni del 4 marzo scorso e scoperti da alcuni ricercatori grazie ad un algoritmo. L'ipotesi è che dietro ci sia una cabina di regia unica. Non ci sono prove né conferme dalla polizia postale, ma il sospetto punta dritto alle fabbriche russe di fake news, le stesse accusate di aver influenzato le presidenziali americane. Via Savushkin 55 a San Pietro.